articolo sulla conduttrice Lisa Marzoli e Francesco Borrelli, che si sposeranno a breve e precisamente il 2 aprile prossimo, avrebbe dovuto chiudere il suo 2015 indossando l'abito bianco e salendo all'altare al fianco del compagno Francesco Borrelli. Lisa Marzoli ci racconta perché ha dovuto rimandare il giorno del fatidico sì e ci svela tutti i dettagli delle sue nozze. Stavolta una data cede sicura. Lisa giurerà amore esterno al suo Francesco il prossimo 2 aprile a Roma. Alle prese con gli ultimi frenetici preparativi, la bella giornalista del telegiornale 2 ci racconta tutta la sua emozione. Lisa Marzoli ci aveva annunciato di avere fissato le tue nozze per la fine dello scorso anno. Come mai non ti sei più sposata? Non ci avrei ripensato? No, nessun ripensamento. Quando abbiamo deciso di rimandare il matrimonio mancava appena un mese alla stabilità e in famiglia si sono tutti allarmati. In realtà però abbiamo deciso di posticipare di qualche mese il matrimonio per il semplice motivo che appena è uscita la notizia delle nozze sul vostro settimanale ci hanno chiamato tantissimi amici. E così aggiungendo inviati su inviati abbiamo capito che il matrimonio stava diventando sempre più grande e necessitava quindi di più tempo per l'organizzazione. Lisa Marzoli, quando vi sposerete? Lisa Marzoli. Manca pochissimo ormai. Ci sposiamo il 2 aprile. La cerimonia abbiamo scelto la chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, un luogo sacro, che lascia senza fiato per la sua bellezza, e che custodisce la statua dell'estasi di Santa Teresa del Bernini. Penso che sarà davvero molto emozionante sposarmi lì. Lisa Marzoli, che tipo di matrimonio sarà il vostro? Molto chic, almeno nelle nostre intenzioni. Il ricevimento, per il quale attendiamo circa 300 invitati, si terrà sull'elegante cornice del Saint Regis nel cuore di Roma, a due passi di via Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. È un palazzo storico romano risalente al 1894. La cena si svolgerà nei 500 metri quadrati dell'edificio, tra cui la sala da ballo Ritz, costruita dall'imprenditrice svizzero César Ritz 120 anni fa. Davvero un maestoso simbolo delle belle epoche romana. Dopo cena una band suonerà fino a notte fonda. Lisa Marzoli, che cosa puoi anticiparci a proposito del tuo abito? È stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine. La mia amica stilista Giada Curti me l'ha disegnato a dosso. Mi somiglia, è romantico e dolce. È un vestito in tripla organza di seta e base di shantung con pizzo francese. La linea mi avvolge in una morbida corolla, sembra un fiore. Il tuo futuro marito ha origini partenopee a Napoli. I matrimoni sono eventi curati in ogni dettaglio. C'è una tradizione, un rito al quale il tuo Francesco non rinuncerà di certo. Da buon napoletano avrà un vestito sartoriale di pregiata fattura cucito su misura per lui e regalerà una cravatta a ciascuno dei suoi quattro testimoni. In queste poche settimane, che ti separano dal giorno fatidico, siccome combatti la tensione degli ultimi preparativi, per lo stress da organizzazione mi è venuta persino la febbre in questi giorni, sono a casa malata. Non mi aspettavo che fosse tutto così faticoso: fiori, menù, partecipazioni, organista, bomboniere, chiesa, tavoli. Ho voluto fare tutto in prima persona e stress e stanchezza si fanno sentire. Lisa Marzoli, come la luna di miele, quale destinazione avete scelto? Partiremo per il Giappone. Nessuno dei due c'era mai stato, inoltre è un luogo così lontano, che è meglio andarci subito prima che arrivino dei figli. Perché a quel momento muoversi sarà decisamente più difficile. Lisa Marzoli, come hai capito che Francesco era l'uomo giusto per te? Ho avvertito nel mio cuore questa magnifica sensazione già la prima volta che siamo usciti insieme. Ci siamo conosciuti a una cena, il giorno dopo sono partita per una vacanza. Non c'è stato un giorno nel quale non mi abbia chiamato. In seguito, ha dimostrato di essere sempre premuroso, anche quando finivo di condurre il telegiornale a luna di notte, lui mi aspettava sempre in piedi per darmi la buonanotte. Dopo le nozze pensate di allargare la famiglia con un figlio? Ancora non stiamo provando ad avere un bambino, ma c'entro un paio di anni spero di cominciare una nuova vita da mamma giornalista. Per una come tutta casa e lavoro, e che non pensava di sposarsi, sarà davvero una meravigliosa avventura tutta da vivere.